Eccoci qua, buongiorno e benvenuti nella rubrica dei pronostici sportivi e delle quote relativa all'Europa League e alla Conference League del giovedì. Prima di entrare nel dettaglio, 7 partite vi andrò a proporre. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, azionare la campanellina per rimanere aggiornati e lasciare un bel like a fine video se questo vi è piaciuto e se vi ha portato qualche soldino. Allora, partiamo subito. La Lazio vittoriosa col Midland 1. Non ha scelta la Lazio, ancora in corsa per il girone, una partita alla sua portata, una squadra che gioca bene, diamogli fiducia. 1. Fenerbahce che gioca in casa con il Rennes. Entrambe le squadre sono già qualificate. Mi gioco l'1x per il fattore campo. Poi Ferencváros Monaco. Entrambe le squadre segnano. Può essere una partita molto aperta fra le due squadre. Gli ungheresi forti in casa, trascinati da un pubblico sempre molto caldo. Il Monaco è una squadra molto tecnica. La Dnipro che vince con la Plon è data addirittura a 1,90. Sembra una quota altissima per una vittoria che sembrerebbe probabile. Non dico scontata perché si fa peccato a dire certe azzardi quando poi la partita deve essere ancora giocata, però è una quota 1,90 molto interessante. Poi abbiamo PSV Eindhoven, Arsenal, e anche qui metto entrambe le squadre segnano perché può essere veramente una partita spettacolare tra l'olandese e l'inglese. Il Basilea vittorioso in casa con lo Žalgiris, 1,40, e infine l'unica vittoria in trasferta che propongo è quella della Z, quindi la squadra olandese che batta il Vaduz. Tecnicamente lascio una porta aperta per giocarci anche la Roma, ma non me la metto nel tagliando perché la Roma in trasferta mi fa un pochino paura. Quindi 7 pronostici anche per Europa e Conference League. Fino alla fine scommettiamo che le prendiamo. Ciao e buona giornata a tutti.